L'alta formazione e le aziende, gli ITS e l'Abruzzo. Si è mosso su queste due direttrici il convegno svoltosi a Teramo presso l'Istituto Alessandrini Marino. L'obiettivo dell'evento organizzato dall'Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione è stato quello di mettere insieme le grandi aziende e conoscere direttamente dalla loro voce i fabbisogni e le esigenze formative necessarie e indispensabili per entrare nel mercato del lavoro. Stiamo puntando molto sulla formazione, già il progetto GOL è partito con un grosso successo, ma stiamo cercando di mettere in campo ulteriore azione, soprattutto diamo valore agli ITS. Abbiamo previsto dei finanziari di 12 milioni, questo perché l'ITS ha una caratteristica particolare, ovvero oltre a preparare teoricamente i ragazzi, ha un taglio pratico e quindi tirocini nell'azienda e quindi permette di accedere al mondo del lavoro. Voi vedete, io girando le aziende abruzzesi c'è molta esigenza lavorativa, ma spesso mancano delle maestranze, dei profili qualificati e quindi noi con i centri per l'impiego vogliamo fare questo matching tra domande e offerte di lavoro, andando anche nelle scuole per vedere quali sono le attitudini dei ragazzi e orientarli. E soprattutto incentiva l'assunzione. È già partito l'avviso, è stato già un grosso successo. Considerate che ad oggi oltre 1.000 persone sono state assunte in Abruzzo in forza di questa misura. Il sistema ITS Academy in Abruzzo può contare su 6 ITS che toccano punti nevralgici del sistema economico regionale, dall'automotive al turismo, dall'efficientamento energetico al settore alimentare, dalla moda alla mobilità sostenibile. Gli ITS stanno diventando veramente un polo molto attrattivo. Il ministro Valditara ha in programma, noi ci auguriamo, e venga realizzato entro brevissimo tempo, questa riforma che prevede un 4 più 2, quindi una riduzione di quelle che sono le annualità nella scuola superiore e invece un largo spazio agli ITS, quasi un prolungamento di quella che è la scuola superiore, secondo un modello europeo. Gli ITS si caratterizzano proprio per questa flessibilità al loro interno, cioè la capacità di adeguarsi a quello che è il mondo del lavoro. Di qui la necessità che le aziende siano all'interno della nostra istituzione e siano continuamente in contatto in maniera tale da consentirci di fare in modo che il curriculum di ciascun ragazzo sia adeguato a quelle che sono le loro esigenze.